Le sale del Palazzo delle Arti di Napoli si trasformano nelle stanze del desiderio attraverso la lunga galleria delle donne di Milo Manara. L'artista veronese è protagonista della grande mostra organizzata da Napoli Comic Con Alpan, che racchiude tutta l'opera di Manara che quest'anno festeggia 70 anni. L'esposizione è inserita nel programma principale di Napoli Comic Con, il Salone Internazionale del Fumetto, che ha luogo a Napoli dal 30 aprile al 3 maggio alla mostra d'Oltremare, di cui Milo Manara è stato nominato Magister, una sorta di presidente culturale. Dalle primissime storie di carattere storico-biografico alle prime incursioni nel fumetto popolare e d'autore, fino alle grandi creazioni che gli hanno donato la fama di più importante autore di fumetti italiano nel mondo. Ci si incammina quindi in questo percorso di meravigliose figure femminili, tra illustrazioni, tele e tavole originali nella nuova serie dello Zodiaco, fino alle stupefacenti copertine in grande formato della collana creata per RCS. Ai nostri microfoni l'assessore comunale alla cultura Nino Daniele spiega l'evento. Milo Manara è un grande fumettista, diciamo, che sa utilizzare con grande maestria questa nona arte che serve molto a liberare l'immaginario, anche l'immaginario critico metropolitano, creando straordinarie atmosfere. Direi così un po' sul serio, un po' sul faceto, che qui siamo nella linea del rapporto tra eros e civiltà, quindi l'eros come strada per fare di noi, in ogni modo, avviati verso una via di liberazione lungo la bellezza.